A volte la storia corre in fretta e qualche volta per fortuna va nel verso giusto. Per la prima volta dopo una guerra lunga 20 anni e una pace firmata il 9 luglio scorso, un aereo ha riavvicinato Etiopia ed Eritrea facendo atterrare ad Asmara un volo passeggeri dell'Ethiopian Airlines. A bordo c'erano soprattutto persone separate dalle loro famiglie a causa del conflitto. Etiopia ed Eritrea erano entrate in guerra nel 1998 per divergenze sui confini e nonostante un accordo di pace siglato il 12 dicembre del 2000 non era mai stata del tutto accettata la fine delle ostilità. L'Etiopia prima della guerra espulsò più di 70.000 eritrei e l'Eritrea ha fatto lo stesso mandando via migliaia di persone. Sono passati 22 anni e a causa della lotta tra Etiopia e Eritrea non avevamo neanche un indirizzo per comunicare con la nostra famiglia, ma ora sono riuscito a venire qui per cercare i miei parenti. Con oltre 80.000 morti e il continuo finanziamento di azioni di guerriglia contro i reciproci governi centrali, il conflitto è stato una delle principali cause di instabilità nel Corno d'Africa. Una prima conseguenza dell'accordo firmato il 9 luglio è la ripresa dei voli dopo 20 anni di blocco tra Etiopia ed Eritrea. Su Rafael de Missi, un prete etiope i cui genitori sono morti durante la sua infanzia, non era mai stato in Eritrea, il paese in cui nacque sua madre, né aveva mai incontrato altri familiari. Il muro dell'odio è stato demolito, al suo posto è stato costruito un ponte dell'amore. Non so come esprimere la mia gioia, sono senza parole. C'è da sperare che il nuovo clima possa spingere il governo eritreo a politiche più rispettose dei diritti umani. Sui giovani eritrei pesa, fra l'altro, l'obbligo di prestare servizio militare a tempo indeterminato.